mister, però di questa partita evidentemente non ti aspettavi. No, abbiamo questa giocato squadra. Male oggi, oggi abbiamo giocato male, la Reggio Emilia non ha rubato niente, l'unico tiro in porta che ha fatto, ha vinto e ha meritato di vincere. Oggi abbiamo giocato al di sotto come giochiamo di sotto. Ma questa involuzione, avete sottovalutato la Reggio Emilia, fermo restando che il tuo campionato rimane fino al momento strepitoso. Non abbiamo sottovalutato nessuno, bisogna dare pure merito alla Reggio Emilia che è stata brava a chiudersi, a chiudere tutti i varchi, noi siamo stati una giornata noi ed è bisogna dare merito a Reggio Veterana e complimenti. Su questo non ci sono dubbi, infatti ho detto non so se il Siderno ha l'organico più forte delle altre squadre, ma sicuramente il Siderno c'ha una carta importante che si chiama Francesco Galati. No, no, il Siderno c'ha un gruppo di ragazzi, di giocatori che cercano di giocare a calcio, oggi non abbiamo il solito, però noi vorremmo di arrivare nei primi 5 cercare di fare dei playoff, che era l'obiettivo con la società, e valorizzare qualche ragazzo, perciò non è che Galate, è tutto insieme, società, squadra, allenatore, che stiamo cercando di darci. Antonio Leoni, bentornato al Calcio che Conta, questa è la tua prima intervista ufficiale di questo anno calcistico. E migliore intervista non poteva esserci, perché hai battuto l'attuale capolista del campionato. Sì, diciamo che abbiamo fatto una buona partita. Vorrei fare un plauso agli sportivi di Siderno, che sono stati meravigliosi a incitare la propria squadra. Un plauso va a Ciccio Galati e alla società Siderno, che si è dimostrata un'ottima rivale, un'ottima squadra. Io credo che la mia squadra abbia fatto una buona partita. Ci sono delle trame di gioco da ambo le parti soddisfacenti. Siamo all'inizio di un percorso e ci tengo a sottolineare che vorremmo recitare anche noi un ruolo di protagonisti.